Ciao a tutti ragazzi, e ben ritrovati in questa nuova parte di Pokémon Sole. La scorsa volta abbiamo affrontato il terzo Super 4 e adesso ce ne rimane solamente uno, il primo a destra. Eh, logo sembra ricordare una piuma, quindi quasi sicuramente tipo volante. Chi è questa tizia? Non la conosciamo. No, non la conosciamo. Ci sono tre femmine, comunque, come Super 4, vorrei farvi notare questo. Eccoti qui! Per chi soffierà oggi il vento della vittoria, lo scopriremo presto. Um, assolutamente sì, lo scopriremo presto. E, um, uh, ok, ok, ok. Allora ragazzi, vento. Quindi questo non può che farci portare a Licaroc. Licaroc, veramente il peggior nemico del, uh, del, uh, del tipo volante per, per il nostro team. Allora, ordiniamo un attimo per livelli, dato che sono un maniaco perfezionista. E adesso. Sfidiamo uh, questa tizia. Sono la grande Kahili. Anch'io ho conquistato il titolo di campionessa del Giro delle Isole alcuni anni fa. Dopodiché ho iniziato a girare il mondo per perfezionare la mia abilità nel golf e nelle lotte. Quando ho sentito che anche qui era stata fondata una lega, sono tornata di corsa ad Alola. Ora, preparati, ti mostrerò tutto, uh, tutta la forza dei miei fidi Pokémon di tipo volante. Tipo volante, ragazzi, alla Lega non penso si fosse mai visto, quindi questa è la novità di Alola. Mi aspettavo più che altro. Un tipo acqua, dato che appunto era hawaiana. Magari il Super 4 privilegerà questo tipo. Non saprei, cioè il campione. E allora, oddio, Kahili manda in campo. Ehm, manda in campo schermo. Allora, ragazzi, penso che qua effettueremo. Una sostituzione perché se ha l'acciaio mosse simili potrebbe infastidirmi e voglio tenermi l'Icaroc a piena vita perché secondo me è la chiave di questa lega quindi mettiamo Salazle Salazle che entra e Schermo rimette le punte quindi il prossimo switch in l'Icaroc ci darà fastidio ma vabbè Vado di, di lanciafiamme, eh, schermo rimuore se non ha vigore, ma ragazzi oramai lo sapete, è prassi avere sempre questa schifo di abilità. E mm, allora... Utilizziamo lanciafiamme ancora una volta, purtroppo qua c'è la ricarica totale, eh, ragazzi non posso farci nulla, io più che attaccare e vedermi il vigore in faccia, non, eh, non so. Ancora vigore e finiamolo di Drago Pulsar, tanto se non dà una ricarica totale, totale muore. Drago Pulsar mossa presa la scorsa volta, gliel'ho insegnata perché comunque può avere coverage particolare contro alcuni Pokémon, magari dopo aver utilizzato uh, nasty plot ovvero congiura sarebbe un peccato dover sostituire, quindi ottima. Mandibax uh, contro Mandibax uh, possiamo mettere possiamo mettere Primarina... Sì Primarina e non... Um, e non Rock. Perché voglio utilizzare la mossa Z di Primarina... Che penso riuscirà a battere sicuramente Mandibax... Quindi... Ok ci becchiamo i nostri danni dalle punte giustamente... Però potere Z e adesso... Astro impatto fatato che non so di Quanto, quanto sia potente più che altro... Adulazione... Dovrebbe aumentarci molto l'attacco speciale... Ma uh, allo stesso tempo confonderci... Mm. Ok, ce la facciamo comunque ad utilizzare la mossa Z nonostante la confusione, non so se c'era una possibilità di self-hit. E però adesso penso che entrati in questo stato, il povero Mandibax non possa evitare questo astro impatto fatato. Ora che ci ha aumentato di molto l'attacco, l'attacco speciale, ragazzi, potremmo pensare anche di rimanere con, ehm, con Primarina perché abbiamo già l'oraggio, abbiamo già l'oraggio che è una mossa veramente forte. Quindi, beh, ora vediamo. Se, se non è proprio un Pokémon elettro o qualcosa simile, io rimango con Primarina. Prossima scelta sarà Crobat, ok? Crobat non è assolutamente elettro. Certo. Ah no, è vero, è veleno, però. Potrebbe darmi allo stesso, allo stesso tempo dei problemi con veleno denti. Vediamo i danni. Uh, siamo confusi, se mi selfitto utilizzo una ricarica totale, ma non ci selfittiamo, andiamo di giallo raggio e Crobat muore. Bravissima Primarina, mamma mia ragazzi. Nonostante non fosse pensata per questa Super 4, comunque sta facendo uh, la sua parte. Cannon, Toucannon. Cannon, Pokémon che abbiamo anche noi, veramente interessante, dovrebbe essere il suo più forte a quanto pare, perché è così fiero e io Oh, ma scherziamo. Eh, questo non era previsto. Picchiata devastante. Non era per nulla mai previsto. Ci ammazzerà sicuramente. E vabbè. Beh, ragazzi, che ci posso fare? Eh, questo usa le mosse Z, è scorretto. Io non posso farci nulla. Allora, mettiamo l'Ikerrock. Povera Primarina. Forse prima morte alla Lega. Però ragazzi, non, non mi aspettavo la mossa Z, mi aspettavo anche di essere più veloce, sinceramente. Qua si prepara per il cannonbecco. Io vado di pietrataglio. Riesco a mandarlo a capo. Non dovrei rimanere neppure bruciato. Quindi, bravo Licaroc. Alla fine hai visto anche tutto il tuo momento di gloria. Eh, oricorio, spero sia di tipo fuoco volante oppure ghiaccio volante. Infatti è fuoco volante, e questo significa roccia rapida insta win. Boom. Perfetto, mamma mia ragazzi, nonostante tutto abbiamo visto comunque la mossa Z, bella bella forte di, di quel piccione. No dai, è un tucano, non, non dobbiamo offenderlo perché è il mio Pokémon uh, volante preferito di questa regione. C'è solo lui praticamente, però vabbè. E tu hai portato un vento nuovo da Lola. All'inizio non ero molto convinta dell'invito del professor Kukui, ma ora sono felice di aver accettato. Oh, la golfista volante. Quindi eh, ci ammira, sono contento. Adesso possiamo tornare al centro e dovrebbe quindi attivarsi finalmente il um, Ok, il pannello centrale. Prima c'era Kokuya, adesso non ci sta più. Non so che fine abbia fatto. Noi, nella prossima parte, vedremo chi ci attende là sotto. Per il momento, ragazzi, mi limiterei eh, a curare la nostra squadra. Curare sì, perché se lo meritano. Non sta qua a avere vita il max. Eh no, sta sempre tutto di là. Vabbè. Uh, potrei revitalizzarlo con una caramella rara, ma non, non vale neppure la pena. Tanto abbiamo 9 Revital Max, ragazzi, tutti regalati. E eh, wow, uh, diamo un'acqua fresca. Eh no, però l'acqua fresca. Ah, sì, sì, l'acqua fresca basta. Quindi diamo l'acqua fresca all'Icaroc che si vede quindi ripristinato tutto. Uh, inizieremo la sfida contro il campione con Salazle. Che per ora è quello che mi dà più uh, sicurezza. Nonché è il Pokémon più forte della nostra squadra. Quindi potrebbe avere un buon matchup contro il primo Pokémon del campione. Non so chi sia, non so chi sia il primo Pokémon, non so chi sia il campione. Lo scopriremo assieme nella prossima parte. Vi ringrazio. Ciao a tutti.